Sono Francesca, volontaria dell'associazione Arca di Rita. Al momento abbiamo un'oasi a Nettuno dove ospitiamo circa 50 cani e una trentina di gatti. Tutti loro convivono serenamente in un posto privo di gabbie. Oltre a cani e gatti ospitiamo due cavalli, un asinello, un maialino, sei pecore e una capretta. Da oltre 10 anni ci occupiamo di recuperare cani e gatti randagi o reduci da maltrattamento. Spesso negli anni sono arrivati da noi cani feriti non solo nel corpo ma anche nell'anima, quindi il recupero non è stato soltanto fisico ma soprattutto comportamentale. Grazie alla presenza all'interno della nostra associazione di educatori cinofili esperti e da poco tempo anche di un'istruttrice cinofila, siamo sempre riusciti nei nostri obiettivi. Negli anni ci siamo spesso trovati a dover affrontare situazioni difficili, non soltanto per gli animali che erano coinvolti, ma anche per le persone che facevano parte di queste storie. Una delle ultime storie che ci è capitato di trattare riguarda 18 cani che vivevano detenuti, chiusi all'interno di una casa da una persona, e questi cani vivevano in condizioni igienico-sanitarie praticamente assenti. Tutti questi cani sono stati fortunatamente portati via da questo maltrattamento ed hanno ricominciato una nuova vita. Ognuno di loro ha proseguito un percorso clinico diverso, ognuno di loro aveva delle problematiche da risolvere, e quando siamo intervenuti pensavamo che mai nessuno di questi avrebbe trovato adozione. Erano tutti cani anziani, erano tutti cani molto provati sia nel corpo che nell'anima, e pensavamo sarebbe stato impossibile trovare casa anche solamente ad uno di loro. E oggi invece siamo qui. Stiamo dicendo il contrario, perché effettivamente siamo riusciti a dare in adozione già 2 di loro e per un altro abbiamo una richiesta d'adozione. Spesso accade nel nostro lavoro di dover dare brutte notizie di cani che non ce l'hanno fatta perché troppo sfruttati, perché troppo malati, e oggi essere qui a poter dare questa fantastica notizia di queste 2 adozioni è qualcosa di magico, vero Poldo? Speriamo che presto molti altri di loro possano trovare finalmente la felicità. E chissà, Poldo, magari anche tu, che sono 2 anni che aspetti, eh? Grazie.